Ciao raga, oggi non vi parlo di un libro, oggi vi parlo di un autore, di una serie di libri. Siamo partiti con La bandiera della Grecia perché l'autore di cui vi voglio parlare è Petros Markaris, un greco. Questi sono i libri che io ho di Petros Markaris, questi devo ancora finire di leggerli. Devo leggerli ancora, e questi invece li ho già letti. Chi è Petros Markaris? Petros Markaris è un autore che scrive tutta una serie di storie, di indagini del commissario Costa Karitos. Chi è questo commissario Costa Karitos? È un commissario di Atene, della capo dell'ufficio degli omicidi di Atene, e che si occupa di tutta una serie di fatti, tutta una serie di omicidi, tutta una serie di crimini che avvengono ad Atene. Qual è la caratteristica di un po' di tutti questi libri, che io ovviamente sono qua per consigliarvi? È che sono delle vicende che sono fortemente intrise di politica, di società, di economia. Lui, Markaris, racconta la Grecia, con particolare attenzione naturalmente su Atene, ma racconta la Grecia. In molti anni che scrive questi romanzi, quindi anche se ne possono vedere delle trasformazioni, racconta la Grecia. Molto spesso i crimini sono di persone legate al potere, quindi lui indaga sul potere, indaga sulle connessioni economiche che sono dietro la Grecia di questi tempi, e ci racconta quello che è la Grecia. Questa è la bellezza. Allora, i crimini, le storie naturalmente criminali di Markaris, è chiaro, non ve le racconto, ma sono storie, volendo dire, abbastanza comuni, simili o avvicinabili a quelle di altri romanzieri che scrivono di polizia oppure di serie, di commissari particolari o di poliziotti, quindi non vi racconto niente. Sono complesse, sono intriganti, ma sono di polizia, ma lui proprio riesce a metterci dentro una descrizione molto bella della Grecia. E alcuni aspetti in particolare, lui spesso, quando si muove per Atene, racconta, questo è un dettaglio che può interessare qualcuno, le strade che fa, giro per di qua, prendo la terza via perché c'è il traffico, quindi lui primo descrive molto bene l'aspetto del traffico. Ed è interessante, l'ho fatto una volta, non è che uno bisogna farlo ogni volta, è sempre prendersi una cartina di Atene e magari segnarsi la strada che fa Markaris. Un po' alla volta si vede come si riempie di segni questa cartina. Ma poi racconta anche, ovviamente il potere, l'abbiamo già detto, anche il cibo. Lui va a casa, ha una moglie, Adriana, una figlia, quindi ha una famiglia normale, e racconta cosa succede in questa famiglia, racconta il cibo che la moglie prepara, eccetera, eccetera, quello che fa. Quindi c'è anche l'aspetto legato al cibo. Fra l'altro Markaris ha scritto un intervento nell'ultimo Passenger, quello dedicato alla Grecia, proprio sulla scomparsa delle trattorie, delle osterie tipiche della Grecia. Quindi lui racconta il cibo, racconta i rapporti familiari, racconta il traffico, racconta la politica, quindi fa dei romanzi che sono pienamente dentro la realtà della Grecia. Questa è veramente la cosa più bella, più interessante di questo autore. Ha scritto molti libri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, credo me ne manchi uno o due, ma insomma sono questi i libri che ha scritto. Io me ne compro in genere un paio all'anno, da un po' di anni a questa parte, e me li leggo, sono gialli, quindi si leggono molto, molto facilmente. Quest'ultimo pacchettino qua di libri sono gli ultimi che ho comprato, così ho deciso, vabbè, lo finisco di leggere. Questi sono quelli che ho già letto, questi sono quelli che leggerò, però sono tutti belli. Non ho idea, ma non credo sia necessario leggerli in ordine cronologico, perché le storie sono tutte a sé stanti, quindi non c'è bisogno, però si ritrova sempre gli stessi racconti, la moglie, la figlia, negli ultimi la figlia mai si è sposata, sta facendo carriera, nei primi la figlia sta studiando all'università, sta facendo un dottorato a Salonicco, e quindi insomma, però insomma, io veramente
leggetelo. Se poi voi siete anche amanti della Grecia e vi piace anche la Grecia, ritrovate anche molte cose, insomma, che già conoscete, insomma, che già sapete. Quindi eccolo qua, vari libri per prendere una casa. Il tempo dell'ipocrisia. Un altro titolo è Il prezzo dei soldi, l'università del crimine, la lunga estate calda del commissario Caritas, questo sembrerebbe un film, no? Titoli di coda, la baglia, eccetera, eccetera, resa dei conti. Ecco, questi sono i titoli. Lì pubblica la nave di Teseo, una parte, un'altra parte invece sono pubblicati dalla Bompiani, non ho idea dei motivi di carattere economico che riguardano le due case editrici, perché ci sia questa differenza, ma non mi interessa. Bene, Petros Margalis, autore greco contemporaneo, vivente, che ci racconta molto della Grecia. Buona lettura.